Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. La nostra penisola è lambita al momento da un campo di alta pressione che sta favorendo condizioni di bel tempo temporaneo su tutti i settori. Ma già dalla giornata odierna una profonda saccatura di origine artico-marittima scenderà di latitudine e si porterà verso l'Europa centro-settentrionale. L'affondo perturbato si estenderà fin sul Mediterraneo e sull'Italia, dunque confermando una nuova fase di maltempo, con precipitazioni frequenti ma distribuite su tutto il territorio. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 17 novembre. Giornata soleggiata su gran parte delle regioni. Nubi alte potranno coprire i cieli della Puglia centro-settentrionale, ma con nessun rischio di precipitazioni. Dalla sera richiamo umido su tutti i settori ionici, con probabilità di nubi basse o nebbie durante la notte sulle suddette aree. Le temperature, come vediamo dalla grafica, risulteranno in aumento costante sia nei valori massimi che nei valori minimi. Venti al mattino variabili, ma in rotazione dalla sera dai quadranti meridionali. Per quanto concerne i mari, l'Adriatico risulterà calmo, mentre lo Ionio mosso. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Luigi Marzo per questa suggestiva foto che ritrae la Torre di Sant'Emiliano nei pressi di Otranto, affiancata dall'incantevole superluna protagonista indiscussa dei cieli di queste ultime sere. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleapula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.